Buonasera! Buonasera, quanti applausi questa sera. Hai visto la nostra trasmissione, però nonostante tutto siamo sempre allegri e questa è la cosa importante, tutti sorridenti, tutti contenti, forse. Comunque, e allora benvenuti sempre da Palermo, c'è qualcuno che mi dice ma che dici Giussi, ma che dice contenti, dice parla per te. Chi è che può parlare? Sempre lui, sempre lui. E allora amici, sempre in diretta da Palermo, Tele One, Video One, Antenna 1, Italica TV, Teleoccidente, grazie per questa bellissima, no volevo dire un'altra cosa, comunque, siccome guardo Tony Carbone, adesso subito presentiamo la parte telematica. Buonasera, Giussi. Buonasera, buonasera. Grazie per questa bellissima dedica. Ecco, magari ecco da casa. Ecco. Tra l'altro è bella di testa, una cosa incredibile. Tutto. Sono in una nuova Miss, perché non so come chiama Miss, stamattina. Cioè, l'ho messa sopra il pulmone. È una dedica, è una, cioè, un'affermazione, è una barzelletta. Non che una barzelletta. Cos'è questa cosa? Palermo è sempre Palermo, quindi diciamo... La professoressa, la squadra professoressa del calcio. È sempre lui, è sempre il solito. Anche allora, quando perde il Palermo, insomma, si fa sempre rispettare. Comunque, quindi lui è Tony Carbone. Dedicato, sì, sempre lo io presentiamo, subito, lui è Tony Carbone, la parte telematica è Cindy Cabri. Siccome ho visto questa maglietta così conciato. Dio una domenica inventò il calcio, lo diede al Palermo e gli disse, due punti, non fare il riazzurro tu con il macellino, vai nel mondo ad insegnarlo, hai... Scelgono l'ultimo tempo, diciamo, annunziano, però diciamo accomodiamo no, qua. Una cosa di buon auspicio. Potrebbe, certo. Di buon auspicio, lei già è un pochettino già malata, tipo alla Simonetti. Poi spieghiamo che cosa vuol dire auspicio, giusto? Certo, perché ormai si state imparando. No, poi sono frasca esame di latino, quindi diciamo che... Ah, tu? Sì, infatti dovrò chiedere ripetizione a Simonetti, che mi serviranno, quindi penso che studierò con lui. Ah, ho capito. Che lui sarà molto contento. Sì, infatti, quello sì, infatti. Diciamo dove possono trovarci, sì, eccetera, eccetera. Domande da parte dei telespettatori, sempre su Facebook, la pagina di Centrocampo. Cliccate mi piace, tra l'altro, l'altro giorno guardo un po' in televisione, ho scoperto che ci copiamo tutti con questo mi piace. Pensavo all'avvocato Tito. Come? In che senso? Perché anche adesso... altri programmi televisivi, anche di carattere nazionale, adesso utilizzano la pagina Facebook con il mi piace. Mi sa, certo che quelli nazionali copiano noi. Però tutti ci riescono tranne lei. Che ci copiano in altre situazioni, sì, perché prima non metteva nessuno le fotografie su Facebook, non scrivevano niente, adesso fanno tutti la stessa cosa, questo, tale noi... quale. Quindi vabbè, ma noi se apriamo le idee agli altri le diamo, ma per noi mi piace, è un piacere. Piaciuto. A noi piace, quindi ci piace questa esatto. cosa. E allora, caro Antonio Tito, benvenuto a Centrocampo, buonasera. Applauso. Buonasera a tutti, grazie. Era lui prima quello che parlava, si sentiva... Che cosa, perché mi dicevi pensa per te? Che qual è il problema, avvocato? Nessuno. No, adesso me lo deve dire. Ho visto che in quel momento tu eri interprete di uno stato d'animo collettivo. Siccome non ne avevamo parlato prima e non l'avevamo concordato. Perché c'è qualcosa che non va? Assolutamente, va tutto benissimo. Poi quando sono qua sto bene. Ecco, questo mi piace. Mi diverto, mi rilasso. Collettino, il suo lettino non è. Collettivo. Ah, collettivo. No, collettino. Allora, continuiamo a presentare gli ospiti Francesco e Lucia. Sì. C'è un sottotitolo che la gente appena lo legge dice, ma che succede? Sì. Un sottotitolo, Thalia. Sì. Thalia perché? Allora, Thalia è una... Gli altri ti taliano, questo è sicuro, che ti guardano. Ok, un'azienda promossa da me, mm-hmm. Che muove una serie di giovani, principalmente siciliani. Perfetto, e che tende a come progetto di base quello di valorizzare delle microeconomie locali, muovendo appunto la creatività e la comunicazione a favore di aziende che militano nella regione. Perfetto, Sicilia. Allora poi parleremo di questa cosa. Con piacere. Perfetto, io ho sentito una citofonata strana, indubbiamente sarà il nostro amico Domenico Simonetti. Okay. E allora noi continuiamo a presentare gli ospiti. Chi ha questa da strana? Quando si prende i farmaci scaduti, Simonetti ogni tanto ne combina. Allora immediatamente presentiamo gli ospiti di Centrocampo. Cioè, Nick, prego. Da quando si è risposato il fratello? Anche come fianco. E allora immediatamente presentiamo il giudice Nicola Aiello, benvenuto ancora una volta al Centrocampo. E
lui ormai lo conoscete, rappresenta il calcio, rappresenta un sito imponente, importante, seguitissimo dal nome Mediagol, e lui è William Anselmo. Benvenuto a Centrocampo. Abbiamo Fabrizio Dioguardi, avvocato. Benvenuto a Centrocampo. L'angolo del gossip, come dico io, la bellissima Deborah Serina, questa sera col suo ospite. Grazie, Giusti, sempre troppo buona. Buonasera a tutti. Questa sera, per l'angolo del gossip, parleremo di moda, ma moda legata allo spettacolo e al ballo. Lo faremo con chi ha questa passione e la interpreta magistralmente, cioè con la stilista Lucrezia De Rosa, in arte Lucri Fashion. Buonasera. Scopriremo più tardi tante novità e tante curiosità. Bene, allora siamo pronti e tutte orecchie. Cindy? E adesso la sigla. Eccoci pronti, come dicevo è arrivato il nostro amico Domenico Simonetti, non so da dove arriva, che è successo Domenico? Benvenuto a Centrocampo. C'è un clima natalizio. Sì, c'è un mare di macchine, camion, autobus. Poi pioveva, no, adesso non piove più. Ci tutte le indicazioni. E quindi c'è tutta una, posso motivare, c'è tutta una determinazione attraverso la quale e senza la quale tutto rimane tale e quale, tanto è vero che è rimasto tale e quale perché capito. Io sono arrivato qua testé in orario per parlare sia di vittorie che di sconfitte. Perfetto, ma io ho detto all'inizio che noi siamo contenti lo stesso, quindi... No, ho ancora il microfono, diciamo, mobile. La mobilità microfonale. Ma adesso noi abbiamo il nostro amico dietro le quinte che già è pronto per microfonarti immediatamente. È tutto un bel vedere, devo dire che da qua è tutto un bel vedere. Cominciamo, lasciale stare che sono fidanzate. No, quindi, no, quindi... sto parlando della... Lasciale stare che sono impegnate. No, adesso allora bisogna fare vedere il bel vedere, perché se tu annunci e poi... Sono due belle ragazze, lo so. Ecco. Nunzio vobis gaudium magnum. Allora, aspetta. Abemus. Sì, perfetto. Due belle ragazze. E allora facciamo una cosa. Facciamo un applauso a due belle ragazze. Dico. Ecco. Che succede? Volevo sapere che fanno gaudium, ma non gaudium. Io sentito, poi la telecamera ci andrà per la curiosità del pubblico, perché sicuramente adesso il pubblico si sarà incuriosito per sapere chi sono queste due splendide ragazze. Sono delle ragazze che hanno accompagnato i propri uomini a Centrocampo. Ti devo dire tutto, Domenico. Che tifano per il Palermo. Bravo, ecco. Tifose, appassionate, perché quando le donne sono appassionate... Facciamo una cosa, adesso stai zitto, perché altrimenti non ti possono microfonare. Stai zitto che ti microfonano. Ma una puntata dedicata solo a Simonetti, esatto. Per capire qual è la ragione, la ragione che lo induce ogni volta a vedere qualcuno di sesso femminile, lui impazzisce. Non riusciamo più a controllarlo. Tu no, vero? Tu tranquillo, vero? Ma io sono molto... Tu sei tranquillo? Sì, sì, sì. Perfetto. Perché allora mi accingo da quel lato e mi metto accanto a te. Caro. Non ho mai avuto problemi in vita mia. E allora, prima di mandare il servizio, sappiamo tutti quanto, purtroppo, che Palermo-Juventus 0-1. Questa è una brutta sconfitta. Vabbè, il Barbera abbiamo visto che in che condizioni, il gelo, il freddo, eccetera, eccetera. Non penso sia stato questo, assolutamente, perché ha dato la possibilità alla Juventus di vincere. Però prima di chiederlo al nostro William Anselmo, perché lui è sempre allo stadio a seguire tutte le partite, perché fa questo lavoro più di noi, adesso noi mandiamo il servizio da Stadio News e lo commentiamo insieme. A tra poco. Un copione già visto la scorsa settimana a San Siro. Il Palermo produce pochissimo in attacco ed esce dal campo con un pugno di mosche in mano, stavolta però con merito, nonostante l'aggravante del campo pesante. Gasperini ripropone il centrocampo a 5 già visto all'Olimpico contro la Roma, stavolta non con tre mediani puri, ma con Morganella al fianco di Barreto e Kurtic. Antonio Conte, a differenza da quanto ipotizzato nei giorni antecedenti al match, propone la formazione titolare, con Matri al posto dello squalificato Giovinco. I rosa non danno l'impressione di reggere bene in difesa ed è la Juventus ad avere le occasioni più clamorose con Matri e Vucinic. Il Palermo si fa vedere con una botta di Kurtic dalla distanza e con un inserimento in aria di Ilicic, chiuso ottimamente da Barzagli.
Nel secondo tempo Gasperini ritorna al 3-4-3, inserendo Brienza, ma il campo pesante rende difficoltosi anche i passaggi più elementari. È da un errore di Kurtic a centrocampo che nasce l'1-0 della Juventus. Vucinic, spalle alla porta, vede l'inserimento di Lichtsteiner e lo serve di tacco. Lo svizzero fulmina i cani e segna il gol partita. Il Palermo non riesce a svoltare e le conclusioni di Dybala e Miccoli non creano problemi a Buffon. Dopo questa sconfitta, i rosa vengono agghiacciati al terz'ultimo posto dal Pescara, a quota 14 insieme al Bologna, in attesa di conoscere l'esito del posticipo di stasera contro la Lazio. Quasi stesso copione della partita di Milano, un 1-0 un po' che fa rabbia. Sì, anche se la Juventus è insomma, stata. La Juventus sicuramente ha fatto di più, la squadra che ha dimostrato di essere una grande squadra. Noi abbiamo fatto molto molto bene la prima mezz'ora, ci siamo calati un po' nel finale del primo tempo con qualche ingenuità, però globalmente la squadra ha fatto bene. Poi dopo nella ripresa sono cambiate le condizioni del campo paradossalmente. Abbiamo fatto fatica ad adattarci, abbiamo perso due palloni male e ci è costato il gol. In precedenza avevamo sfiorato con la possibilità con Brienza e dopo la partita chiaramente è diventata più difficile, ma soprattutto per l'espulsione poi di Morganella. Mister, una domanda un po' da allenatore. La mia impressione personale è stata che Conte verso la mezz'ora del primo tempo abbia capito che questa partita forse pensava di vincerla facile, capito che il Palermo di Gasperini oggi era una squadra che bisognava batterla giocando bene, giocando da Juve. Ragazzi hanno giocato con grande cuore, con grande attenzione e anche con buona qualità, a lunghi tratti sono stati molto bravi. Il gol ha cambiato un po' le carte in tavola, ma soprattutto la qualità del terreno paradossalmente ci ha penalizzato e soprattutto poi l'espulsione. L'espulsione in 10 diventava molto difficile, avevamo tanti attaccanti in campo, avevamo appena fatto le sostituzioni e ci ha tolto un po' la possibilità di recuperare una partita che avevamo comunque l'energia e il cuore per poterlo fare. Così abbiamo rischiato di prendere il secondo gol più volte, però siamo stati in gara fino alla fine e insomma ci abbiamo creduto e sotto questo aspetto io ragazzi devo veramente non rimproverare nulla. Inter e Juventus, due partite molto difficili, però forse si poteva anche insomma, raccogliere qualche punto. Cosa è mancato secondo lei, mister? No, sono due partite diverse, a Milano in un modo, oggi era sicuramente più difficile, però la prestazione della squadra sono state due ottime prestazioni, oggi con ancora più generosità, però anche la Juventus, insomma, come ho descritto prima, quello che le partite poi prendono delle pieghe a seconda di episodi, però globalmente la squadra ha giocato con grande generosità anche oggi. Eccoci qua, rientrati in studio, io ho cambiato anche perché io avevo dimenticato, io so che tu ogni settimana devi fare dei saluti al condominio, agli amici, eccetera. Tutti quelli eccetera. Che ci seguono, tutti quelli che, maniaci perché, diciamo. Perché maniaci? Ci seguono. Ah, vabbè. Volevo salutare Toni Caleca dell'ospedale La Maddalena. Sembrava tu, Toni Carbotoni no, Caleca, no. Dico se e stesso. Poi il dottore Castiglione dell'ospedale Gio di Cefalù. Io sarò il 20 all'ospedale La Maddalena a fare spettacolo. Qualche esame, che ne so. E il 21 a Cefalù, all'ospedale, per l'ospedale Gio di Cefalù saremo al Costa Verde. Diciamo su un murucu ospedale, l'ho scritto. Ecco, vabbè. E poi Peppe Giordano, che è stato qui ospite con noi la scorsa settimana, un saluto per tutti. Che lui vuole essere saluto, va bene, c'è qualche altra cosa, no? Possiamo, sì, saluto anche i miei amici carabinieri, li saluto lo sapevo, sempre. Lo sapevo. L'altra volta lo uno sapevo. Mi ha raccontato un fatto vero accaduto a Milano in un laghetto, c'era il bambino, il figlio del carabiniere, giocava con la pallina, la pallina va a finire nel laghetto, dice pallina, sta per acciuffare la pallina, meschino piccino, un ci arrivava, vedeva la sua immagine riflessa nello specchio dell'acqua, dice senti, dice piccino, ma rua pallina, dice acciurica a me pace, ma rua pallina. Il bambino va da suo padre, carabiniere di quello diciamo puro sangue, quelle giuste, in divisa, arriva suo padre, dice come si permette come una pallina mia, si affaccia suo padre per prendere la pallina, vede la sua immagine riflessa nello specchio dell'acqua, dice collega c'è la pallina a me figlio. Cose vere, intelligentissimo, perfetto. E allora abbiamo seguito questa intervista, botta di Kurtic, William Anselmo. È l'unica cosa che abbiamo visto in questa partita per quanto riguarda il Palermo. Poi vabbè, riconosciamo
bellissimo gioco secondo me. Il Palermo ha fatto una bella figura contro la Juventus, l'ha fatta contro l'Inter, ha giocato bene, il primo tempo specialmente è stato... Cioè, io faccio i miei complimenti veramente alla squadra, a Gasperini. Il problema è che questa squadra è mediocre, resta mediocre anche se gioca al 120%. Bravo. Quindi non si può colpevolizzare una squadra che comunque si impegna, non si può puntare il dito contro l'allenatore, perché alla fine le sue scelte abbiamo visto che... Ma arrivato a questo punto l'allenatore che colpa? Non ha nessuna colpa assolutamente, cioè, anche quindi... i tifosi che inizialmente attaccavano i giocatori singoli, ma purtroppo abbiamo visto che i giocatori hanno dei limiti e con tutto purtroppo che hanno dei limiti giocano bene, perché per esempio un Garcia che era partito malissimo l'ultima con l'Inter ha avuto sfortuna, ha fatto l'autogol, ma si è riscattato contro la Juventus, stessa cosa Muñoz e tutti gli altri. Complimenti a loro veramente, ma purtroppo hanno dei limiti. Quindi, come ha detto più volte Gasperini, anche tra un po' di imbarazzo, perché in sala stampa quando sale poi le domande sono sempre quelle, cioè il gioco l'abbiamo visto tutti che è migliorato, cioè il Palermo adesso diverte, c'è la grinta, i ragazzi non si fermano mai. E poi cioè, squadra, ok, adesso resistiamo fino a gennaio. Ci sarà il calciomercato e lì deve intervenire lo Monaco. Bravo. Però stavolta ci vuole il presidente Zamparini, che non deve fare come ha fatto con Perinetti e tutti gli altri, cioè dicendo no, soldi però non se ne spendono, perché qui bisogna investire, soldi, altrimenti si finisce in Serie B. Se non si spendono soldi, io dovrò cambiare tipologia poi di trasmissione. Penso che i tifosi veri, le trasmissioni sul Palermo continueranno a seguirle. Anche se quella nostra è una trasmissione così leggera, rispetto magari le altre, un po' più leggera, un pochino più sorridente, non ci prendiamo molto sul serio e lo facciamo, forse facciamo bene arrivato a questo punto, specialmente quest'anno. devono fare qualcosa in più a livello societario, perché il Palermo è un patrimonio di tutti, i tifosi fanno quel che possono, perché anche quest'anno siamo arrivati a sfiorare quasi 10.000 abbonati, che guardando la media nazionale... Infatti questo volevo chiederti, tu che vai allo stadio, in che situazione è a livello di pubblico, di tifosi? No, vabbè, il crollo c'è stato, ma c'è stato in tutti gli stadi, però guardando anche gli altri stadi, insomma, il trend è quello. Perché naturalmente, se poi pensiamo a partite come ieri, che c'è stata anche la grandine, onestamente, forse guardarla alla poltrona con il replay e tutto quanto, può solo dare fastidio magari qualche telecronista un po' fazioso, perché ogni tanto capita. Per esempio la Conte Cam, cioè è stato un qualcosa che secondo me non sta né in cielo né in terra, perché si è andato a premiare un tesserato che era stato squalificato per un illecito sportivo. Cioè, e quindi questa è l'Italia che premia dei personaggi che sì, ok, hanno pagato con una squalifica, però hanno fatto qualcosa che non andava fatto, una cosa gravissima che mina le basi del calcio. Che ovviamente sappiamo tutti quali sono, cioè bisogna essere sportivi e bisogna giocare sempre nel rispetto delle regole. Grazie William. Allora, giudice Nicolaiello, come dice il nostro William Anselmo, Gasperini è bravissimo a mettere su questa squadra, eccetera, eccetera, però il problema è che la squadra rimane quella che è mediocre. E dico, ma i punteggi in classifica sono sempre quelli che sono, pochi cambiamenti. Quindi la speranza e la salvezza, come ripetiamo sempre le stesse cose, solo gennaio. Ma io non sono... condivido quello che ha detto prima William, però devo dire che sono più ottimista. Io credo che questa squadra non sia così scarsa come sembra. Noi abbiamo perso molti punti all'inizio del campionato. Anzi, lui si complimentava con i giocatori fanno quello che possono. Devo dire anche un'altra cosa. Gasperini è un ottimo allenatore, secondo me. Però il fatto che sia un ottimo allenatore non significa che non sbagli, anche lui sbaglia. Io ieri per esempio ho avuto difficoltà a comprendere per quale ragione ho dovuto fare giocare Pisano, che secondo me è un giocatore che in Serie A non deve giocare. Tra l'altro parlavo poco fa proprio con William di un altro giocatore che è sparito, che è Giorgi, che secondo me, se proprio ieri c'era qualcuno che doveva giocare con quel campo, poteva essere Giorgi. Invece Giorgi credo che sia assolutamente caduto nel dimenticatoio. Dicevo, questa squadra secondo me non è scarsa, perché abbiamo a disposizione
disposizione gente come Dybala, che secondo me è un ragazzetto di 19 anni che però ha grandissime qualità tecniche, e se lo facesse giocare un po' di più potrebbe comunque dare una mano, perché mi pare che uno dei problemi del Palermo quest'anno sia che non riesce a segnare, cioè noi perdiamo le partite perché non riusciamo ad andare in gol. Ora, ieri anche Miccoli non credo che abbia fatto una bella partita, però abbiamo Dybala e abbiamo anche Viola, consentitemi di dirlo, che è un altro giocatore che secondo me merita di giocare in Serie A, cioè può trovare spazio, quindi non sarei così pessimista. Peraltro William ha citato poco fa lo Monaco è uno che di calcio ne capisce, io credo che è uno che se ne intende di calcio e credo che qualche acquisto, tra l'altro è una persona che lavora in silenzio, poi per altre ragioni parla un po' troppo di altre cose delle quali dovrebbe non parlare a mio avviso, però dico di calcio ne capisce, secondo me sarà in grado di potenziare questa squadra, soprattutto secondo me in difesa, perché dico noi abbiamo visto delle cose orribili nelle ultime due partite, abbiamo visto un autogol di Garcia a Milano che non riesco a spiegarmi, abbiamo visto la partita di Bologna che per me è stata un incubo, perché quello che ha fatto Donati in difesa non è degno di un difensore. Quest'ultima invece cosa ti è sembrato? Quest'ultima, allora ti dico quello che penso, quest'ultima il Palermo l'ha giocata come la poteva giocare, di fronte avevamo la prima in classifica, quindi una squadra molto forte, la Juve, io ho visto il passaggio che ha fatto Vucinic, veramente c'è poco da fare, là poteva starci al posto di Donati qualcun altro, ma insomma è difficile fermare quelle azioni di attacco, quindi il Palermo l'ha giocata fin quando ha potuto alla pari. Nel secondo tempo, tra l'altro, una cosa molto strana, io pensavo che il campo pesante penalizzasse più la Juventus perché è una squadra più tecnica, invece è stato esattamente il contrario, il campo pesante ha penalizzato il Palermo, perché poi è entrato Brienza, è un giocatore molto tecnico e Brienza non ha fatto quello che poteva fare. Miccoli, che è l'unico giocatore al di sopra della media dal punto di vista tecnico del Palermo, secondo me è stato penalizzato anche lui dal campo e insomma abbiamo perso. Devo dire che mi ha dato fastidio una cosa, io ieri la partita l'ho vista a casa perché sentivo freddo, non mi andava di andare allo stadio, però sentivo, collegandomi a Sky, a parte i due telecronisti che secondo me erano veramente quasi filo juventini, sì, ma sentivo, si capiva, si capiva nettamente, ma mi sembrava di assistere a una partita giocata a Torino, perché c'erano più tifosi della Juventus e del Palermo. Ora io dico, il calcio è bello perché tutti hanno la possibilità di tifare per chi vogliono, però dico, vedere a Palermo più tifosi della Juve che del Palermo per me è stato molto triste, purtroppo è così. È successa questa cosa, è bellissimo. Fabrizio Dioguardi. Sì. Allora lui dice, la squadra non è scarsa, e allora che classifica dobbiamo dare a questa squadra? Non è scarsa, è mediocre, è sufficiente? Allora il problema, che cosa ha questa squadra? La squadra, il problema è che è una squadra da zone basse della classifica, a questo non ha un giocatore che costruisce il gioco, che può fare segnare le punte, perché il problema non è secondo me tanto le punte, perché le punte ci sono, perché Miccoli c'è, questo Dybala c'è, anche gli altri li abbiamo, però il problema costruisce gioco, però un gioco che diciamo che c'è in macina un sacco di giocatori, corrono e giocano pure bene, però non c'è quel passaggio finale giusto, cioè non è questo che manca a Palermo, un uomo d'ordine che sappia organizzare bene la squadra e distribuire nella maniera adeguata il pallone, come magari faceva Donati in quelle due o tre partite che ha fatto nella sua vita come diciamo regista nel Palermo l'anno scorso, sì, l'anno scorso, 2 anni fa, neanche mi ricordo più, e dove diciamo ha fatto vedere qualcosa, ma quest'anno non c'è nessuno, quindi si è vista qualche cosa in più quando ha giocato Brienza magari un po' dietro le punte, che faceva un po' di movimenti. Però con questa squadra noi faremo tutte le partite così, aspetteremo fino alla fine col Palermo che gioca fino bene. Fino a gennaio noi poi arriva il Vucinic di turno che fa la prodezza e fa il gol. Peraltro dico io, la mia speranza era quella di arrivare a dicembre così, perdendo con la Juventus, perdendo con l'Inter, e io spero pure, non dico di perdere, ma di non fare una buona prestazione con l'Udinese, perché non dobbiamo dare noi a Zamparini degli alibi. Siccome c'erano anche amici miei che quando il Palermo ha perso col Verona erano tutti tristi, abbiamo perso, ho detto ragazzi, noi abbiamo... usciva col Verona, ci usciva quella dopo. Noi abbiamo una squadra che c'è mezza squadra, già quando gioca le riserve, cioè squadra non ce n'è, se noi dobbiamo pure impegnarla durante la settimana, dico a questo punto, invece noi dobbiamo arrivare ora a fine mese con la squadra completamente diciamo allo sbando, peggio di come siamo, deve maturare proprio la paura della Serie B, perché sennò non si rende conto. Voi dite, cioè dobbiamo impaurire
abbiamo a che fare con delle persone ne ha piena che ancora non si sono resi conto. Oggi deve ancora maturare no, la paura. Cercano la scusa, non sono. Secondo me hanno fatto troppi calcoli in questi anni. Perché è giusto fare giocare giocatori come Viola o Dybala, che anche lui viene alla Serie B. Ma però troppi questo, calcoli questo come sbagliati, fare... questi calcoli come sono stati fatti, William? Eh no, infatti sto dicendo, cioè, questi giocatori si possono inserire all'interno di una rosa quando ci sono magari altri giocatori con una maturità che ti permettono di crescere con serenità e con calma. Questi sono dei giocatori buoni, però in Serie A non ci hanno mai giocato, quindi devono pagare dazio. Ah. Il Palermo ha moltissimi giocatori che o vengono dalla Serie B o vengono a squadre retrocesse in Serie B. O vengono a campionati esteri e non hanno mai giocato in Serie A, e poi ci sono dei giocatori che sono, cioè, che ormai hanno una certa importanza, però non bisogna dimenticare cosa, che il Palermo aveva dei giocatori che erano di un certo tipo, avevano un certo peso specifico e che sono stati venduti negli ultimi tre anni, giocatori che adesso per non si sa quale motivo fanno male in altri club, però nel Palermo c'era quell'equilibrio che comunque portava anche queste persone a raggiungere la nazionale e fare bene anche in nazionale. Quindi secondo me il Palermo ha questa magia che riesce a prendere giocatori anche magari di media bravura e trasformarli grazie al grande lavoro e alla spinta del pubblico in giocatori importanti anche per la nazionale, però poi quando vanno in altri club spariscono. Ed è una storia, il Palermo un po'... dà la spinta, la nostra città gli dà la spinta. Sì, sì. No, sì, Fabrizio, una cosa. Peraltro il Palermo quest'anno sembra meno debole di quello che è, perché il campionato, come siamo abituati negli ultimi anni, è mediocre, perché anche ieri abbiamo visto la Juventus che partita ha fatto? Ha fatto una partita dove Vucinic ha fatto la magia, ma fino a quel punto era alla pari quasi col Palermo. Sì, dico, non c'era niente di così... È un campionato dove ci sono le squadre che giochicchiano, c'è poi lo spunto del grande giocatore e si vincono le partite. E dico, ma non è l'elemento fortuna. È la fortuna. Ne ha avuta pure, certo, perché un po' di fertura. Fortuna ci vuole, ok, la programmazione è tutto altro, certo, però certo. Palermo quando aveva bisogno di quel pizzico di fortuna non ha avuto neanche quella. Allora... questo ti fa spaventare, perché dici allora questo è l'arno sbagliato, partita non è rubata e mai, quindi diciamo per poi, cioè, se poi uno vuole andare a guardare altri calcoli ti accorgerai che le squadre nel campionato spendono di più sono quelle che poi si vanno a classificare nella parte più alta della classifica, della classifica finale, quindi molto spesso chi investe di più potenzialmente raggiunge risultati migliori in campionato. E quindi insomma il Palermo gli investimenti li ha fatti, però probabilmente li ha fatti troppo a lungo termine o li ha fatti male. Non so cosa è successo, perché no, mentre voi parlavate è arrivato una telefonata. È arrivata una telefonata, il nostro. Una telefonata, sì. Per salutare, ecco, Francesco Viola e suo figlio Pietro. Li salutiamo. Francesco telefono Viola. Pure. Ah, hanno salutato per. Sì, volevano i miei saluti. Tuoi? Miei, che salutava io, ciao, non li posso salutare. Ma diglielo che non, nelle radio si usava una certo. Volta, le dediche, i vabbè, saluti. Sono molto affezionati, a noi ci seguono e che cosa settimane. Dobbiamo dedicarci noi? Una canzone questo... napoletana no, o una frase, però, una frase in latino di... Ah, una frase napoletana? No, io più che una frase in latino vorrei dedicare una canzone a questo. Mi manchi, tu mi manchi, le ali. Perché leale. Le ali. Devo dire che a questa squadra mancano le ali. E quindi? E allora le partite sono poco fauste, le ali. Certo, fauste, giustissimo. Le ali che avevamo, che adesso sono in altri campi. Allora, nell'attesa avevamo se... Balzaretti. Scusa, aspetta. No, invece mentre voglio... tu parli voglio prendere tempo, voglio... perché io di solito mentre una fa una cosa ti voglio, parlare. Ti voglio dire alla velina che sta dietro, se mi porto un fazzolettino, perché tanto c'è da spendere. Aspetta, forse te lo do io. Tu sai che io da farmacista, oh, diciamo, grazie, chi ha tempo non aspetti tempo. Perfetto, ecco, tempo, allora, perfetto. Pubblicità occulta. No, prego. No, non è pubblico, non è pubblico. No, poi tutto alla luce dei neon. Questo si chiama luce fredda. A proposito di questi saluti, le ali, di solito non sono ad uso a salutare, ma c'è una picciottetta che praticamente il Palermo, una ragazzina, che il Palermo ha perduto come tifosa. Ah, e questo mi dispiace. Peccato. Perché era tifosa in realtà di Balzaretti. Ah, e allora sua madre è venuta da me e mi dice, Giuseppe,
Ora Piccirida tifa per la Roma. Cambia. Quindi quando ci cioè, no, vabbè, ma insomma, non credo che è amica di Fabrizio. Quando la conosci? Quando Balzaretti ritornerà a Palermo, perché Balzaretti ritorna a Palermo, sì. Come sapete, è ammogliato in terra panormita. Sì. La bambina bisogna avvertirla perché ritornerà tifosa del Palermo. Perfetto. Comunque il Palermo, Picciotti, calma, perché nonostante tutti questi, nonostante tutti questi sfaceli, ci sono quest'anno e ci saranno, credo, tutto sommato, 7-8 squadre che se la giocheranno. E per esempio quel povero Genoa, povero Genoa avendo Borriello, chi, come, questo e quello, 12. E la gli altri, cioè, la Sampdoria, il Cagliari, il Torino, e questo e quell'altro. Ci manca qualche vittoria, però noi non dobbiamo disperare. E no, non abbiamo giocato, non disperiamo. No, abbiamo giocato, io guardavo ieri quelle giocate, quegli stop, quelle cose, insomma. Il Pirlo che col, questo Pirlo con la palla ci parla. Pirlo palla. Noi abbiamo fatto quello che abbiamo potuto. Come ho detto, ognuno in questo momento il pesce si frigge con l'olio che uno ha. Giusto. Tra l'altro il mese di gennaio è vero che forse è vero che il prossimo anno il mese di gennaio si cambia l'olio, ragazzi. È vero che il prossimo è Natale gennaio. Però a quanto pare dicembre e gennaio sono parenti. Sì. E quindi noi attendiamo gennaio. Perfetto. Con ansia. Con grande saggezza. Allora, io mi sposto perché voglio sentire l'avvocato Tito. Allora, avvocato, questa strategia dell'avvocato Dioguardi, tra avvocati vediamo se vi capite, questa strategia dell'avvocato Dioguardi che dice: io spero che la squadra arrivi proprio al basso livello, basso, in modo tale che Zamparini possa convincersi. Quindi questa è una soluzione ad urto, diciamo. Questa impostazione. Sì. Per sperare nella rinascita della mia terra dovrei aspettare che sprofondi sott'acqua, insomma non mi pare che sia questa la cosa. La soluzione, degli avversari, la soluzione però, è un'altra, la soluzione è un'altra. E qui ci vuole Dio veramente, cioè che Zamparini dopo aver preso tanto da questa terra, dopo aver avuto tanto e tanti soldi da questa terra, apre il portafoglio e rimetta la squadra in condizioni di giocare. Se poi, come ho detto già da molti mesi, io ho iniziato dalla prima partita a fare quindi, una fotografia dalla prima mia, puntata. Per carità, di quello che sarebbe successo, purtroppo mi pare che i fatti confermino quell'analisi, se poi Zamparini deve vendere al 50% a qualcuno questa squadra, perché i soldi tanto se li è già fatti, ma se ne vada prima, la venda prima. Perlomeno nasce, questo dice, almeno essere. Già siamo ma convinti e sappiamo quello un... che dobbiamo fare. Se c'è, ammesso che ci sia, nasce una nuova speranza, una nuova cordata, un nuovo stimolo. Ma continuando così mi pare che stimoli ce ne sono proprio pochi, insomma. Va bene, sulla, grazie. Sulla squadra tutto è stato detto, c'è poco da aggiungere. Insomma, questa è una squadra però che c'è pure poco da dire. È ancora in condizioni forse di salvarsi perché le altre vanno male, perché nello scarto di pochi punti ci sono tante squadre. Ma io non so se il Palermo sarà in grado di fare, non dico più 26 punti nel girone di ritorno, perché per arrivare a 40 ce ne vogliono 26 e il Palermo non li farà mai 26 punti. Ma speriamo che riesca miracolo, a fare almeno ecco quei 20, Dio, 22 punti che possono metterlo in condizioni di essere competitivo con le altre squadre che cercano di non retrocedere. Poi. Sentiamo Francesco Lucia. Sì. Ma ancora ci sono due partite. Si diceva, speriamo che il Palermo da qui a fine anno riesca a fare almeno 4 punti nelle prossime 4 partite. Le prime due le abbiamo già archiviate con 0 punti. L'Udinese di Guidolin. Ma certo, di Guidolin. Speriamo bene. Possiamo andare a fare punti a Udine. Ma speriamo bene. Vediamo potevamo cosa dice... andarli a fare in campi molto più facili, non ci siamo riusciti, però. C'è Guidolin, quindi Francesco Lucia. Tu già hai sentito un po' tutti quanti, ecco. Diciamo che in merito al Palermo, in modo particolare
non sono preparato, però da buon sportivo non praticante più negli ultimi anni come molti ce ne sono non praticanti come te. Mi rendo conto di una cosa, sì, che la piazza siciliana o comunque quella del Palermo in questo caso viene un po', voglio usare un termine brutto, però sfruttata, perché a mio avviso la sete che ha questo popolo di vedere comunque il calcio e di vedere la squadra e sognare con i colori rosa-nero, viene un po' sfruttata per un periodo appunto determinato, si crea questo vivaio, si fanno crescere questi giocatori, si fanno diventare delle star, dopodiché si sfrutta la fertilità di questo terreno e si abbandona tutto. Allora, questa è una cosa che non capisco, non vedo e non vedo futuro, ecco, per questo Palermo, perché comunque la politica negli ultimi anni è stata sempre questa. Allora io mi riallaccio a questo tema della terra sfruttata, dicendo la mia, o dicendo la nostra, anche con chi mi coopera e con chi mi collabora, e facendo capire che questa terra può brillare di luce propria, ok? E non per un periodo X, giusto per fare vedere delle meteore e poi rivendendole ad altri mercati o ad altre cose. Purtroppo, ma realmente dimostrando che possiamo pulsare. Ecco, abbiamo anche noi la nostra vita, la nostra linfa. Allora, ecco che Thalia, in questo caso questa organizzazione, questo gruppo di professionisti e di creativi che si occupano di comunicazione, organizzazione della promozione del territorio, che poi ci spiegherai meglio che cosa state facendo. Vi invito dal 10 al 14, oggi si è aperta questa mostra sulla bellezza terapeutica, arte, bellezza e benessere, al Super Flash di Intesa San Paolo. Sì. La bellezza, la ricerca della bellezza, perché scientificamente la bellezza può essere una cura a questa depressione, no? A questa, è la soluzione alla ricerca di questo benessere, di questa armonia che tutti cerchiamo e che non riusciamo a trovare. Quindi ecco, come il design, quindi il colore, la forma, destano delle emozioni, è importante vivere in ambienti sani, anche l'arte può essere una soluzione scientifica per il benessere. E questa è una cosa dimostrata attraverso questo percorso che è Aperitivo Bio Expo, che si può fare una cosa con i giocatori, una cosa ma sì, il si potrebbe fare con tanta gente, magari farli guarire in questi quattro giorni. Questo concept prevede diverse forme di arte, tra cui domani ci sarà 5 minuti di Babbio, gente allegra, Dio l'aiuta, con il bio come finale, come facciamo noi, vedi che noi appunto, babbiamo sempre, ecco perché diciamo c'è anche la risata, anche la risata, l'ironia serve contribuisce allo star bene, al vivere armonico. Il design therapy sarà un'altra tematica e poi un laboratorio sensoriale sarà il giorno di Santa Lucia, dove verranno fatti da parte di chef di una certa entità anche degli arancini fatti con del formaggio particolare sempre prodotto in Sicilia, verranno fatti tipo dei banchetti di scuola promuovendo tutte queste attività. Bravo. E poi il giorno 14, l'ultimo giorno sarà Scarti d'autore, dove la creatività applicata al riuso creativo, quindi può essere una nuova chiave per l'economia e che permette anche di far lavorare gli artigiani, perché gli artigiani oggi sono fermi vista che la produzione industriale sta avendo la meglio. Allora, il riuso creativo, quindi la creatività applicata a dei materiali che potenzialmente sono della spazzatura, no? O comunque sfrido di materiali di vario genere, possono incrementare questa nuova economia, quella del riuso creativo. Poi dopo la pubblicità, appena facciamo l'altro giro, poi... Io volevo concludere facendo una domanda proprio: perché non riusciamo ad avere una squadra, e questo diciamo in questo caso lo canalizziamo, questo argomento, nel settore calcio. Perché non riusciamo ad avere una squadra che realmente può puntare ad ottenere dei risultati mantenendo dei pilastri, non sempre creando dei germogli per poi venderli? Perché questa Palermo non ce la fa? E questo noi lo dobbiamo chiedere a Zamparini, perché lui, prego Nicola. No, io Francesco tra l'altro lo conosco, Francesco Lucino, un bravissimo ragazzo, però secondo me ha detto delle inesattezze, perché Zamparini ha investito, è un imprenditore che viene da un'altra regione d'Italia, ha investito economicamente qua. Io seguo il Palermo da quando avevo 14 anni, ti dico, ho visto partite del Palermo in Serie C2, in Serie C1, in Serie B, quindi se da quasi 10 anni ormai vediamo una squadra in Serie A, lo dobbiamo essenzialmente ai capitali che lui ha investito in Sicilia, quindi non credo che dobbiamo lamentarci. Ora ha deciso probabilmente di tirarsi indietro, ha ceduto alcune quote azionarie all'Omonaco, mi risulta che è amministratore delegato.
Dico, non credo che si possa rimproverare niente al nostro presidente. Più che altro devo dirti che tu dicevi un presidente siciliano. Io ho ricordi pessimi nei presidenti siciliani, ho ricordi di presidenti che sono finiti in galera, ho ricordi di presidenti che certamente comunque al di là di quello non erano propensi a investire economicamente. Non credo che in Sicilia ci sia qualcuno disponibile a investire soldi puliti, soldi sani nel calcio. Quindi ben venga Zamparini, dico, non credo che si possa cercare altrove. Soprattutto non credo che ci sia un imprenditore siciliano in grado di mantenere una squadra di serie. Una piazza come quella napoletana non è tanto semplice rispetto a quella palermitana, eppure c'è una volontà, si sono mantenuti dei capisaldi, si è costruito anche nel settore giovanile, però dico, si sta puntando ad alti livelli. Non capisco perché la squadra del Palermo non a questo non riesce e sarà, ad arrivare. Poi lo chiederemo dopo la pubblicità che l'abbiamo in stand-by a William Anselmo, perché lui... Napoli penso sia una piazza anche abbastanza complessa. Mandiamo la pubblicità e poi... Mandiamo la pubblicità, okay, perché ci aspettano. Il tema è interessante. Pubblicità. Rientrati in studio, pronti per l'angolo gossip. Adesso scopriamo qualcosa di diverso. Eh sì, questa sera parleremo di pietre preziose, modelli unici e originali. E anche magliette particolari, perché anche so che particolari, la creativa è stata proprio lei. Allora, questa sera siamo in compagnia di una vecchia amica. Dico vecchia amica perché è venuta a trovarci anche l'anno scorso con una promessa, ci ha lasciato, e quest'anno è tornata mantenendo la promessa, ovvero la maglietta del Palermo. Stiamo parlando di Lucrezia De Rosa, come avevo già precedentemente preannunciato. Innanzitutto benvenuta Lucrezia. Grazie, qui tra noi a Centrocampo. Ora iniziamo così scherzando. Questa maglietta del Palermo l'hai portata per fare un augurio al Palermo, visto che quest'anno ne abbiamo bisogno? Sì, questo sì, è un augurio, sperando che la stagione, almeno le ultime tre partite, andranno meglio, no? Perché quando avevi creato la maglietta il Palermo andava più forte. Il Palermo andrà ad insegnare delle azioni migliori. Sicuramente, quindi partiamo innanzitutto con questo augurio per il Palermo, però specifichiamo innanzitutto che Lucrezia De Rosa è una grande stilista che veste il ballo, nonché anche la sottoscritta, lo dico, e anche moltissimi artisti, come ad esempio anche Christian Carapezza, ma anche vestito, ad esempio, se non sbaglio, i trapezisti del Circo Orfei, e poi comunque tantissimi campioni che hanno vinto tantissime gare di fama nazionale e internazionale. Vuoi farci qualche esempio? Esempio dei miei sponsor? Praticamente io vesto tutto il mondo del ballo, la maggior parte del mondo del ballo, spettacolo, ho delle coppie a livello internazionale e mondiali che di recente hanno ottenuto dei risultati, vincendo i campionati italiani assoluti, e hanno fatto tutte le gare all'estero, stessa cosa con ovviamente abiti firmati Lucri Fashion, che li girano per il mondo. E infatti, perché Lucrezia De Rosa non soltanto è la numero uno in Sicilia, mi permetto di dirlo. Grazie. Addirittura è arrivato fuori, ma non in Italia, all'estero, in Giappone. O mi sbaglio? Non è arrivato in Giappone, ragazzi. È arrivato in Giappone. Come è successa questa cosa? Raccontaci. Sempre tramite i miei sponsor, che, come dicevo poc'anzi, gareggiano all'estero. Praticamente hanno lavorato e fatto pure delle competizioni ad Hong Kong, e abbiamo preso degli agganci direttamente a Hong Kong, Londra, Parigi, Avete capito? Non è la numero uno in Sicilia. No. È una stilista a livello mondiale ormai, io me ne vanto, visto che comunque crea anche i miei abiti di danza. Sì. Senti, Lucrezia, tu sei spessissimo ospite con le tue sfilate in diverse manifestazioni, eventi teatrali, come ad esempio quelle che ricordo io sono Premio Palermo Danza 2012, la finale di Miss Mediterranee 2012, di recente sei stata al Teatro al Massimo ad ottobre. Sì. Perché una sfilata Lucri Fashion in un evento può renderlo migliore? Allora, una sfilata Lucri Fashion, certo, la gente non interesserebbe più di tanto, perché ci sono abiti da ballo, non tutti hanno questa passione. Esatto, quindi perché invece? Però quando noi mettiamo fuori che le modelle... Che cosa succede, diciamolo? Succede tra il pubblico, chiunque, la rivoluzione. Forse sono gli strass, i colori, le particolarità delle piume, frange, tutti questi abiti pastello. Incantano un po' tutti, sì, diciamo incantano, la verità. Incantano, brava, parola esatta, incantano un po' tutti, sia uomini che donne. Forse la gente si riprende poi a danza per acquistare i tuoi abiti e ballare con i tuoi vestiti. Questo è vero, sì, molta gente così fa. Senti, Lucrezia, ma dimmi una cosa, nella moda del ballo ci sono, ecco, delle tendenze in particolare? Si usa, non so, un tipo di modello, una stoffa negli anni, variano,
oppure questo effettivamente nel ballo è diverso rispetto comunque alla moda normale, ecco. E allora le tendenze praticamente quelle me li creo io, essendo stilista, quello creo io il modello, creo quindi è la stilista sulla, che dà sì, la moda e la tendenza. Sì, la tendenza dipende poi dalla ballerina, il personaggio che sia, sviluppa il modello, il modello anche in base sì, alla sì. fisicità, certo, del i colori ballerino. Ovviamente i colori poi ne cambiano durante l'anno, ne cambiano tanti. Quindi però ci sono delle tendenze anche con i colori, sì, anche con piume, frange, poi si arricchiscono con gli strass, come dicevo certo. prima. Ma so questo. Che in particolare, per esempio, quando un ballerino diventa campione, ha messo un vestito in particolare, allora tutti poi ti richiedono quel modello, è tutti, vero? Oppure tutti vogliono copiare il campione, ovviamente, perché pensano magari sì. che indossando quel vestito porti fortuna anche porti a loro fortuna, sì. Questo sì, si vede che vale però il ballerino. Certo, direi, infatti. Sicuramente il vestito fa molto certo. nella danza. L'abito, quanto conti? L'abito fa il monaco, questo c'è. L'abito fa nella danza, monaco, quindi conta sì, questa sì, conta cosa. Tantissimo la classe, l'eleganza, anche per occhio della gente che guarda dal di fuori. Ovviamente ogni stile di danza ha dei suoi modelli certo. che vanno rispettati. Certo, quello sì. Come sento no. Lucrezia, adesso proprio di recente so che stai organizzando un gran galà della danza sì. in cui saranno presenti tutti i ballerini che praticamente comunque vestono Lucri Fashion, e quindi per l'evento di Natale vuoi un po' parlarci come è nata questa idea, quando e dove sarà fatta? Allora, questa idea è nata 4 anni fa, questo è il 4º galà, andiamo sempre a fare sì. cose molto più belle, adesso certo, abbiamo andiamo il teatro. A migliorare. Sarà fatto giorno 21 questo Gran Galà, il teatro il 21 danza. Dicembre, sì, 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 abbiamo una locandina che è in mano Cindy, sì, adesso la vogliamo inquadrare, okay. Intanto Lucrezia ci parla dell'evento. Sì, la camera me ne è fuggito. Che, abbraccia tutto ciò che riguarda danza e spettacolo. Quindi per gli amanti c'è del un ballo, musical sì. dentro. Però tutto tratto da film, da tutto ciò che quindi che sarà essere danza. Molto bello, un sì, evento sì, molto sì, curioso. Molto ricco, sì, qual sì, è lo scopo bello. Comunque di questo evento? Perché hai deciso di crearlo? Come ogni anno, ripeto, ovviamente. Sì, 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 perché a parte è una cosa bella per far vedere pure al pubblico palermitano i talenti che noi abbiamo a Palermo. Che cosa dintorni. C'è quindi dietro quei vestiti? Sì, la passione certo. per la danza e la passione e tante tua. Discipline poi, tra l'altro, per esempio? Non c'è soltanto ad esempio il latino americano, esatto. ma c'è l'hip hop, c'è la break, c'è la danza del danza ventre, orientale. Del ventre orientale. Quindi Lucri Fashion veste tutti gli stili di danza. Sì, questo, sì, sì, la danza classica, che la danza classica è la base di tutte le danze, certo, quello è importante. E tutto tanto. Sarà c'è quindi tanto. Sarà un grande sì, spettacolo, sì, sì. invitiamo tutti a partecipare. Chi volesse acquistare i biglietti, come può farlo? E questi si trovano da Lucri Fashion con un piccolo contributo che poi noi doniamo a beneficenza, sì. beneficenza per il tesoro ritrovato. E quindi dove si trova Lucri Fashion? Diciamolo per chi Piazza ci segue. Piazza Generale Cascino numero 9, zona Fiera del Mediterraneo. Esatto. Lucrezia, dimmi una cosa, a parte questo grande evento che ti sta impegnando tantissimo, so bene che sei molto impegnato ultimamente, hai dei progetti comunque imminenti, a parte questo per il 2013? Sì, progetti, gennaio già partiamo subito col campionato italiano, campionato assoluto. Che là si vedranno i migliori ballerini. Quindi finisci il 2012 sì, con sì, questo evento, sì, non ti riposi sì. nemmeno, inizi no, già mai. A gennaio. No, Lucrezia non fermo. È. Non si ferma mai, è una bomba, una bomba esplosiva. Di energia. No, non mi fermo mai. Va bene Lucrezia, grazie, noi bella. Ti ringraziamo per grazie essere stata te, qui con noi, ha mantenuto la promessa invitata. Della maglietta, speriamo di vederla anche l'anno prossimo. Grazie, 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 grazie a voi, grazie. Grazie, grazie a Lucrezia. Che poi sono le sue mani che crea tutta questa cosa, proprio le sue mani in prima persona. Grazie. E allora, Tony, so che ci sono dei messaggi. Cindy, grazie Deborah. Ci vediamo il prossimo lunedì noi. Vai. Possiamo? Sì. A chi aspetti? No. Che c'è? Perché ti sei distolto? Sarà ti sei... la maglietta, magari sì, così importante. Infatti. Marcello da Palermo per il giudice Aiello. Dice per il Palermo il campo normale le ha detto non va bene, il campo di ieri era pesante, continuando a perdere andremo al campo santo. Certo. Ecco. Poi Silvio da Capaci per William e Zamparini non credo che sborsi molti soldi e poi lei diceva deve pagare pure a Dazio, questo Dazio, ecco voleva sapere. No, poi piccola ecco, inserzione pubblicitaria, sì, di prossima uscita è il libro di Simonetti. È un libro di fiabe per adulti, si intitola Lupus in Pharmacus, quindi compratelo numeroso. Poi Rosa per Francesco Lucia,
Sì, lei ha detto bene, noi siamo un popolo che ha sete e da noi al paese l'acqua arriva ogni 3 giorni. Quindi insomma siamo male comunati. Ho capito, prego, Cindy. Perfetto, prego, ormai, Cindy. Sì, hai visto ormai, bene, passa, è giusto. Sì, allora, hai imparato come si fa sì, televisione. Ricasse a putia. Certo, ormai. Allora, dunque, vorrei oggi cominciare con un commento di Nino Martorana che dice: non c'è niente da dire, continuando così siamo in Serie B. Perfetto. Continuiamo ancora con un altro commento di Manuel Costa che dice: il nostro amato presidente Zamparini vada a comprare giocatori, altrimenti siamo costretti ad andare in Serie C1. Lui è ancora peggio, perfetto. Allora, cioè, cominciamo con l'avvocato. Abolita sta squadra. Avvocato? Prego, avvocato. Sono due gli avvocati qua. Ma avvocato, lo sai, avvocato, io posso sempre da lei, quindi non si deve... C'è questa partenza. Collega, non è che voleva toglierti il titolo, è proprio... Allora, Giovanni Toschi chiede: ma è vero che ritorna Silvestre? Silvestre, giusto? E poi un'altra domanda sempre per lei, da Ivan Bruno: il Parma ha bisogno di rinforzare la difesa per migliorare le prestazioni delle partite? Io non credo che ci sia un ritorno dei gatti, non credo proprio. Gatto Silvestro? Non dico magari. Magari. Credo che il Palermo abbia bisogno di segnare intanto, perché la difesa prende gol ma li prende per distrazione e comunque nelle ultime partite è stata più equilibrata rispetto all'inizio, perché l'allenatore è stato capace nell'utilizzare le energie che ha. Di dare una forma a questa squadra, ma se non trova qualcuno che tiri in porta e che segni, non credo che il Palermo potrà fare molta strada. Grazie avvocato. Grazie. Per Nicola Iello, una domanda che comunque fanno spessissimo i telespettatori è di Pietro Ancilla, che vuole sapere se a gennaio arriveranno rinforzi e quali saranno comunque quelli certi. Potrebbe, perché adesso i nomi si rincorrono. Beh, questa è una domanda alla quale ovviamente non posso rispondere io perché non sono informato. Dicevo poco fa, parlando di Lo Monaco è uno che ne capisce di calcio ed è una persona, a differenza di Zamparini, in questo devo dire che è meglio di Zamparini. Zamparini molto spesso fa tanti nomi e poi alla fine non li porta a Palermo. Lo Monaco, a mio avviso, ho parlato con alcuni miei amici di Catania che lo conoscono bene, è uno che invece lavora in silenzio e quindi io ovviamente non sono in grado di sapere se Silvestre verrà a Palermo, se verranno altri giocatori, però secondo me rinforzerà questa squadra con elementi, dico, al di là del fatto che siano altisonanti o meno come nomi, che però con gente che sa giocare. Consentitemi, Giussi, ho citato Lo Monaco, ne ho parlato sempre molto bene, sicuramente è un uomo di calcio, un uomo che capisce il calcio, però dovete consentirmi in questa occasione, ne ho parlato prima con Antonio Tito, di dire una cosa che obiettivamente ho letto sui giornali nei giorni scorsi e che non mi è piaciuta affatto di Lo Monaco. C'è stato un giornalista del quotidiano La Repubblica, che si chiama Salvo Palazzolo, che ha essenzialmente fatto il suo lavoro, cioè ha riportato un pezzo in cronaca citando di un episodio di Miccoli che sarebbe stato visto in compagnia di alcuni soggetti. Ora io non voglio entrare nel merito della vicenda di Miccoli, perché è una vicenda che a me non riguarda, né tantomeno riguarda le frequentazioni che può avere Fabrizio Miccoli. Per me Fabrizio Miccoli è uno che sa giocare benissimo al calcio e finché fa il calciatore a me va tutto bene, però che l'amministratore delegato del Palermo definisca, io qua ho il testo della conferenza stampa di sabato scorso, ha definito un'azione scellerata e stupida quella del cronista Salvo Palazzolo. Ora a me questo è dispiaciuto, lo dico al di là delle qualità di Salvo Palazzolo che credo che nessuno possa contestare, andare a definire scellerata e stupida l'azione di uno che fa essenzialmente il suo lavoro, perché... Aspetta, questo chi è che l'ha detto? Lo Monaco. Lo Monaco, sì. Dico, a me, devo dire, come credo a molte altre persone, ha dato da pensare questa uscita di Lo Monaco. Peraltro, ripeto, ne ho parlato bene come un uomo di calcio, però secondo me è stata molto infelice questa uscita. Oggi ho letto che la sua stampa ha ovviamente preso le difese di Palazzolo, perché di credo che bisogna rispettare il lavoro di tutti. Il lavoro del giornalista e del cronista è quello di riportare i fatti di cronaca. Palazzolo ha riportato un fatto di cronaca, quindi a mio avviso ha fatto giustamente ed esclusivamente il suo lavoro. Quindi da questo punto di vista mi permetto di dissentire totalmente dalla presa di posizione di Lo Monaco. Peraltro ho visto oggi nel sito, che ha già per fortuna cancellato questa
è stato cancellato questa dichiarazione. Sì, questa dichiarazione della Monaco è stata cancellata, è stata sostituita con un'altra in qualche modo edulcorata. E, insomma, spero che si chiuda qui. Ma tu l'hai vista questa cosa, William? Sì, no, certamente. Anzi, ne approfitto pure per esprimere solidarietà al collega. La sua stampa ha preso anche l'associazione le distanze, una posizione circa questo episodio, perché ovviamente ognuno fa il proprio lavoro. Lo Monaco si è concentrato e ha detto questa cosa probabilmente perché sentiva in modo particolare la partita con la Juventus. Secondo il direttore il problema era anche una questione di tempi di pubblicazione, perché alla vigilia di una partita così importante, cioè, una notizia del genere potrebbe destabilizzare. Però ciò non toglie che insomma, ognuno deve fare il proprio mestiere, anche se lavorano, bisogna dire, non è giusto, perché come diceva il giudice, certo, era già capitato l'anno scorso una situazione analoga, sempre con Miccoli protagonista, ora è successo di nuovo, però stiamo sempre parlando di due personaggi che sono incensurati e hanno soltanto questo legame scomodo di sangue, e quindi diciamo non è che c'è un illecito, è stato dimostrato un illecito che coinvolge il giocatore in un atto criminoso, è semplicemente più che altro qualcosa che ha a che fare più col gossip, certo, fa notizia il fatto che ci sia Miccoli in questa situazione, però voglio dire, secondo me non c'era neanche bisogno di alzare tutto questo polverone, perché poi magari le cose poi diventano, si triplicano, si esagerano in maniera. Miccoli dovrebbe fare un po' più attenzione a chi frequenta, infatti, però sì. Tutti devono fare in questa terra, esatto, tutti devono fare. Stavo completando dicendo questo. Anzi, come facciamo dei quadri, bisogna metterci le foto segnaletiche nelle case. Certamente, infatti stavo completando dicendo, ricordo però e voglio sottolineare che comunque quelle due persone di cui si è data notizia sui giornali sono tutte persone incensurate, che hanno soltanto quel legame di sangue con personaggi legati alla criminalità organizzata. Sì, l'avevo letto pure io, però non. Va bene, tutta la nostra solidarietà, perfetto, sono d'accordo con voi. Bene, grazie William. Allora, continuiamo con William. Sì, prego. Una domanda avevo per te. Sì. Ecco. Da Carmelo Giardina, che prima dice: Donati contro gli squadroni non doveva fare il difensore. Ok, contro le piccole e medio piccole. Kurtic fuori, molto meglio Viola. E poi proprio per te, dice per Anselmo: peschiamo in B. Suggerisce allo Monaco tre nomi e costano pure poco e sono sicuri. Mammarella, Sforzini e Guanito Gomez. Io in questo momento a Palermo, secondo me già i giocatori di Serie B ne abbiamo fin troppi, quindi se il Palermo deve andare sul mercato lo deve fare seriamente, prendendo dei giocatori che abbiano già una maturità e che possano aiutare la squadra a salvarsi, non a provare a valore, perché questo qui non è più il momento di fare esperimenti, perché siamo in una situazione veramente drammatica, e la fortuna, come abbiamo detto bene prima, è che il campionato è molto livellato in basso, cioè è un campionato che dopo anno si impoverisce, perché e lui lo vorrebbe livellare ancora più in basso, e questa è una fortuna per il Palermo, perché magari è uno anche degli elementi che ha fatto riflettere Zamparini su quelle scelte di inizio stagione, perché lui è un intenditore di calcio, lui lo sa che ci sono delle squadre che hanno un certo livello piuttosto che un altro. Poi è giusto che ci siamo per completare anche il discorso che facevamo prima, sia con Nicola Aiello sia con Francesco Lucia. Sì. Io non mi sento di dare torto a nessuno dei due, cioè ognuno dei due su Zamparini ha detto una cosa positiva, perché è vero che Zamparini per 10 anni è stato il salvatore di questa squadra, che ha dato tantissimo, però dall'altra parte ci sono anche dei dati che sono dati ufficiali, cioè il presidente intanto ha preso una squadra quando valeva davvero poco e l'ha comprata circa 18 milioni di euro, negli anni ovviamente il valore è cresciuto. Da circa 7 anni Zamparini non investe più suoi nuovi capitali all'interno del club,
Ogni anno c'è un mercato in cui vengono venduti giocatori a cifre molto alte. Infatti. E sicuramente dall'altra parte quello che possiamo rimproverargli, perché dal punto di vista poi ci vorrebbe un buon commercialista di quelli che insomma va a trovare il pelo nell'uovo, però effettivamente dei bilanci che io ho visto i conti tornano, cioè Zamparini spende tanto, cioè incassa tanto ma spende anche tanto. Il problema probabilmente è che spende male ecco. O spende delle cifre che sono un po' spropositate, perché non so, ci sono delle operazioni anche che andrebbero magari viste un po' meglio. Per esempio Paolo Di Bala, giocatore che sta, cioè di prospettive importante tutto quanto, atti ufficiali parlano del club originario di una cessione al Palermo e diritti per 4 milioni di dollari. Poi questa operazione attraverso intermediari e altre situazioni, insomma questo prezzo lievita e arriviamo a 12 milioni di euro, quindi passiamo da 4 milioni a 12 milioni di euro. Quindi ok, ammesso che siano veramente 12 milioni di euro, non lo so fino a che punto sia un investimento opportuno per il Palermo, visto che con 10 milioni, 12 milioni potevano venire giocatori anche italiani che potevano dare una certezza maggiore a questa squadra, certo. Un'esperienza maggiore a questa squadra, visto che il livello tecnico si è abbassato. Aspettiamo moltissimo. Sempre questo gennaio, vedremo che cosa succederà. Intanto, allora, siccome abbiamo il filmato di Stadio News, lo mandiamo e continuiamo poi con gli ospiti, perché so che è già pronto. Ezzi, allora, ancora un altro 1-0, sfortunato come quello di Milano, peccato. Sì, veramente un peccato, no? Perché io penso che il Palermo ha fatto un'ottima gara. Primo tempo io penso che il Palermo ha giocato bene, e dopo hanno fatto un gol, dopo l'espulsione di Morga si è fatto un po' difficile, la squadra ha fatto un po' di fatica. Avete problemi anche a tirare in porta, anche oggi insomma poche conclusioni. Sì, poche conclusioni, no? Ma loro per essere la Juventus non hanno creato tante occasioni, no? Io penso che abbiamo fatto un'ottima gara, mi dispiace tanto per il risultato perché questa partita ci tenevamo tanto. Il primo tempo avete arretto bene, perché il secondo tempo avete preso il gol così presto? Non lo so, veramente è andato così, no? Giochiamo contro una squadra, può essere sì, ma giochiamo contro una squadra forte, no? La Juventus le fa gol a qualunque squadra, no? Sono giocatori forti davanti, sono 11 giocatori veramente forti. Ci puoi dire il campo come l'hai visto? Perché a certi tratti sembra proprio impraticabile. Il primo tempo era abbastanza giocabile, nel secondo ha impiegato perché è normale, no? Quando giochi si fa un po' più difficile dopo il campo con la pioggia, ma va bene. Senti, sarà così fino alla fine, insomma, esci, rientri in zona retrocessione, oppure voi sperate insomma in un'impennata anche d'orgoglio importante? No, non ci voglio pensare in quello. Noi dobbiamo fare punti fuori adesso, no? Adesso abbiamo una partita troppo importante contro l'Udinese, per fare il salto di qualità nella classifica io penso che dobbiamo fare punti fuori. Cicchi, una battuta, ti sembrava di giocare allo Juventus Stadium a volte? Per i tifosi della Juve che c'erano, no? No, veramente no, perché il Palermo era pieno, no? Era pieno lo stadio, ma no, giochiamo il Palermo. Abbiamo avuto l'impressione che sia stato Matri ad andare a dire all'arbitro che aveva toccato lui il pallone e sì. Non far dare la punizione, è vero? Sì, è stato molto, molto bravo Matri di dire questa cosa perché è stato molto corretto. Arbitro non l'ha visto bene, penso, però per fortuna che non è successo niente. Senti, oggi hai fatto una grande partita, due parate importanti, peccato che ancora una volta non sia servito. No, abbiamo fatto tutti quanti una grandissima partita, però peccato veramente. Senti, il morale? No, morale deve essere sempre alto, dobbiamo guardare adesso la prossima partita contro Udinese e andiamo a prendere i 3 punti. Ma forse ci avete provato pochissimo insomma contro una Juventus che comunque è sempre la Juventus. No, ma è stata una partita delicata perché con un campo pesante, con il tempo che era veramente malissimo, siamo riusciti a fare un grande partita, un grande primo tempo. Secondo tempo siamo stati anche un po' sfortunati sui gol e dopo abbiamo fatto anche in 10 uomini, abbiamo cercato di pareggiare. Senti, avevi avuto paura dopo Bologna di aver perso il posto a titolare? Sei stato contento di aver recuperato il tuo posto a titolare? No, paura no, però io guardo solo la squadra, diciamo. È importante che la squadra va avanti. Ringrazio Mister per la fiducia, però sono anche contento che Venuti ha fatto bene contro Catania, abbiamo preso 3 punti molto importanti. Adesso dobbiamo guardare solo tutti quanti insieme, non dobbiamo guardare chi gioca o chi non gioca, tutti insieme.
eccoci, sì, infatti allora, stavamo proprio dicendo questo, che siamo pieni di domande, esatto, speriamo di farle tutte. Il nostro amico Carmelo Giardino ha risposto a William, però prima vorrei fare una domanda a Fabrizio Dioguardi, così poi concludiamo. Finiamo, sì, allora, in giro. Antonio Cataldi chiede: perché non dare fiducia a Benussi e provare Birenza a centrocampo? È sempre Forza Palermo. Ecco, bravo, Forza Palermo, sempre. Giusto. Per quanto riguarda il portiere, secondo me la prestazione di Ucani di ieri è una prestazione convincente, quindi non, l'urgenza non è il portiere in questa squadra. Per quanto riguarda Brienza, mi ha detto Brienza a centrocampo, sì, potrebbe, sì, essere secondo me una soluzione, perché è un giocatore un minimo che ha una visione, dico, potrebbe essere una buona idea, dico, sono d'accordo con la cosa. Okay, grazie. Facciamo anche gli auguri, che sì, è diventato, sì, papà, Franco Brienza, proprio, cioè, oggi. Ah, hanno pure il tempo di fare figli, notilo, hai visto, bravo. Non sa cosa l'aspetta. No, vabbè, è secondo, quindi. Pure io. Allora, William, il nostro amico Carmelo Giardina dice: Anselmo non segue la Serie B, altrimenti non parlerebbe così. Sforzini oggi è il migliore colpitore di testa che c'è in circolazione, e al posto di Dybala avremmo 8 punti in più. Magari se al posto di Sforzini si chiamasse Sforzinios, a lui piacerebbe. Sì, no, ma è vero che c'è questa esterofilia, ma soprattutto nel Palermo, perché un giocatore sudamericano poi è più facile piazzarlo nelle altre squadre. Sei, però ripeto, con tutto che sono i giocatori buoni e che possono essere importanti per il Palermo, come già il Palermo ha dimostrato di saper fare, investire nella Serie B prendendo Viola piuttosto che altri giocatori che sono arrivati, poi via via hanno fatto la loro scalata e sono arrivati al Palermo. Il problema però in questo momento per Palermo è mantenere la categoria, cioè la Serie A. E per la Serie A, secondo me, in questo momento, dove il Palermo già ha una squadra che insomma, non è tra le migliori, diciamo che è tra le peggiori della Serie A. Non lo volevamo dire, però è molto bene, William. Così, la postazione. E quindi secondo me sarebbe opportuno, piuttosto che rischiare ancora, perché non, cioè, perché rischiare se tu puoi puntare su un giocatore che già, certo, magari ha la sua maturità, evitiamo di rischiare, perché poi gli esperimenti li facciamo magari nei prossimi anni. Bravo, facciamo intanto prossimi manteniamo anni, la categoria. Non facciamo esperimenti bene adesso, perché potremmo peggiorare. E poi la un'ultima situazione. Domanda al, sì, Giuseppe Giordano, il nostro, sì, amico, per l'avvocato Tito. Ah. Saluto tutti in studio. Grazie, allora, una domanda, Giuseppe, per l'avvocato Tito. Avvocato, osservandolo in TV, leggo delle sue espressioni facciali. Siamo arrivati alla frutta o no? Grazie. Sì, siamo alla frutta. Ecco. Siamo alla frutta e non quindi solo nel calcio. Si vede che scrive questo. Esatto. Sì, è un periodo che sono molto seccato per molte ragioni, perché non riesco a vedere quei sussulti di orgoglio. Devo dire quello scatto di reni che ci vorrebbe in tante cose, dal calcio a tutto il resto, e quindi ha ragione, non sono di buon umore nell'ultimo periodo. Siamo alla frutta, ma finita la frutta dobbiamo riprenderci per forza. Vabbè, però ti do il dolce, così ti passa tutto, esatto, avanti, dai, così ti riprendi. Ah, perfetto, e poi un, sì, ultimo messaggio al nostro amico da Roma. Mm. Sì, da Roma, esatto, da Alex Pavone, che dice: quando rifarete un'invasione totale della capitale, è stato emozionante l'anno scorso, sperando che quanto meno palermitani magari in vacanza, se proprio non quella con il calcio. Perfetto, allora rientriamo e parliamo ancora una volta con, prima di mandare poi la pubblicità, magari io questa sera non vedo Roberto, poi magari Roberto mi dice e mi dà le indicazioni di tempo. Allora, Francesco Lucia, per quello che tu hai detto, importantissimo, bellissimo quello che stai organizzando, mm-hmm, e c'era il nostro amico Domenico Simonetti in, sì, quanto farmacista, perché lui cura con la medicina, mentre invece tu curi con l'arte, mm-hmm, quindi era molto interessato a questa situazione. No, io vedevo che sono interessato, perché la bellezza terapeutica, devo dire, esiste, è armonia. Come esiste? Certo che esiste. Quando uno toglie una cosa bella, è chiaro che guarisce dai propri malanni esistenziali. E tutti noi dobbiamo tendere al bello, certo, al bello, che non deve essere soltanto un fatto estetico. Poi, se la Sicilia è troppo bella, c'è un eccesso di bellezza, per la quale molto spesso noi la facciamo diventare un recipiente pieno con tanti buchi, cioè tutte queste potenzialità, tutte queste bellezze non riusciamo a metterle a frutto. A questo proposito, per ritornare a centrocampo, devo dire che il metodo e l'impostazione, il messaggio già di Zamparini, di questa squadra, c'è. Non si può più essere soltanto sostenitori o detrattori di
Zamparini. Il messaggio è, dopo 10 anni, un altro. Chi siamo noi? Quali sono le potenzialità? Se noi ancora ci attardiamo a dire che Zamparini è bravo o Zamparini non è bravo, credo che abbiamo disperso il messaggio. Il messaggio è: c'è una Sicilia che ha non solo la bellezza terapeutica, ma ha delle potenzialità enormi per le quali che hanno consentito a Zamparini di venire qua. Perché Zamparini è venuto qua perché ci sono potenzialità a Iosa. Ha fatto prima la terapia. Perché allora queste potenzialità le continuiamo a disperdere in mille rivoli aspettando sempre Godot? Perché non ne godiamo noi attori protagonisti di questa terra? E non è un discorso autarchico, perché sono passati un po' di tempo, perché voglio dire, il mondo è aperto a tutti i contributi. E io mi auguro, caro Francesco Lucia, che sei bello, un masco e la femmina. Lucia, no, è una cosa, che ci possa essere oggi, parafrasando, per il Palermo, visto che si evoca tanto questo gennaio, questa paura terapeutica. Bravo. La paura terapeutica che poi fa il paio con la bellezza terapeutica di scantarsi, e quindi credo che arriveranno queste armonie. Però già, a proposito di armonia, vorrei fare un applauso dal cuore a chi? A Muñoz. Perché? Siccome i detrattori in continuazione, io ricordo, perché ieri giocò Cavani, io ricordo i detrattori di Cavani, io ricordo che è emblematico, esemplificativo, e quindi sto Muñoz meschino è stato talmente, e adesso sta giocando, c'è l'avvocato Dio Guardi che ti guarda Dio un po', e Dio sì, ti guarda, sì. sta giocando bene, è giusto, no, perché? è giusto, non esageriamo, io un po' meglio, devo dire, più colto, non esageriamo, piuttosto Benigni il 17 in televisione, Simonetti giorno 10 in diretta, quindi ad una settimana, fra una settimana potrete chi lo vuole, chi lo vorrà, ascoltare, vedere anche Benigni, ma Benigni già è una cosa demorata, sì, diciamo, sempre le stesse cose, mentre noi grazie alla tua trasmissione riusciamo ad essere sempre freschi. Brava. E questo è il motivo per il quale io ho ritardato qualche momento, c'era troppo fresco. Allora il problema è questo. Cicciotti, superiamo questo discorso di Zamparini o non Zamparini. Noi, Zamparini rimarrà 50 anni, 100 anni, e come tutti i fenomeni umani, anche Zamparini ad un certo punto lascerà la squadra. Però il messaggio che Zamparini ci dà è questo. Voi, persone, abitanti di questa terra così meravigliosa, solare, questa bellezza terapeutica, come la sfruttate, come la concretizzate? Qui io, tra l'altro, mi piace per voi, voi vi state perdendo anche un spettacolo di bellezza terapeutica, e a me piacerebbe che questa bellezza terapeutica venisse al centro del campo, al centro campo, perché è giusto. Facciamo un applauso, perché altrimenti se non vengono ci pare che fisseria, invece non è fisseria. Attenzione. Venite, stanno sorridendo. E allora, Francesco Lucia, questa terapia, già ha fatto una prefazione. Francesco Lucia, questa terapia, questa organizzazione, perché c'è incuriosita, perché è terapeutica. Partiamo dal presupposto che penso che l'Italia, o comunque la Sicilia, non può morire per mancanza di meraviglie, perché le abbiamo, ma può morire solo per la mancanza di meraviglia, ok? Quindi la cosa importante è riuscire a creare questa diversità, non puntare al meglio, ma puntare al diverso, che oggi è la cosa più importante, può essere una chiave importante, perché il meglio noi lo sappiamo dare su diverse forme e diverse sfaccettature, quindi puntare al diverso, e noi siamo in grado di essere diversi, abbiamo queste potenzialità per farlo a 360 gradi, nelle opere manuali, quindi artigianali, nella creatività,
nella rivalutazione di quelle che sono stati i nostri, quelli che sono stati i nostri cavalli di battaglia sin dai primordi nell'economia regionale. Quindi partire da noi stessi per poi puntare a fuori. Però microeconomia locale, facendo emergere le nostre radici e poi puntare a mostrarle fuori. Ma prima partiamo facciamo da vedere noi. Intanto la locandina di questa cosa che tu hai fatto, la mostriamo alla telecamera e così diamo sì, l'appuntamento a questa cosa che poi tra le altre cose questa si chiama Thalia. Ecco, sì, sì, Thalia è la e la poi c'è un occhio, che promuove Thalia e l'occhio. Questo concept di aperitivo Bio Expo è appunto un format dove non si fa solo mangiare appunto ci dicono all'estero sempre Sicilia, Italia, mangiare sì. Ci associano alla parola mangiare, ma si fa appunto promozione di tutte queste attività. Ma meno male che associano però la parola solo mangiare, perché prima associavano anche altre parole, anche altre meno parole. Male questo almeno chiaramente mangiare va bene. Questa però è un'edizione assolutamente. Cioè, questa è un'edizione, ce ne sono state già diverse, tante altre. Ah, già ne hai fatte altre prima? Sì. Ah. Siamo stati alla Feltrinelli, abbiamo fatto al Plate Mare alla Daura, una versione estiva dove I si è parlato. I risultati precedenti come sono stati? Buoni, è stato un crescendo, questa è la cosa importante. Sì, l'ultimo pubblicità? È stato. Mi dispiace, okay. Mi dicono la pubblicità immediatamente, Salto. Così poi dopo. E allora. Dopo la pubblicità, allora ripartiamo immediatamente da dove siamo rimasti, dando l'appuntamento e sì, dove possono trovarti. Sì. Oggi abbiamo inaugurato questa mostra temporanea all'interno del Super Flash Store di Piazza Castelnuovo. Sì. E quindi vi invito ad essere a partecipare a questa rassegna di eventi che a partire da oggi si terranno fino al giorno 14, che sarà l'ultimo giorno. Perfetto. Su Facebook trovate Aperitivo Bio Expo e quindi Perfetto. Lì appunto potete Mettiamo trovare tutte le informazioni lì, ecco. E le aziende che contribuiscono a questo progetto da e che ora, di volta che in ora? Volta dall'una e mezza sino alle 20:30, quindi dalle 13:30 alle 20:30. Perfettissimo. Grazie. E allora tu c'erano gli ultimi messaggi? Sì, diversi messaggi sì. per Simonetti, ne leggiamo uno per tutti. Totuccio da Partinico, che è un fan di Simonetti, dice la seguo sempre nei suoi vocaboli, dice ho due trattori, lavoro a Iosa, sono pieno di rivoli di sudore, non sono una bellezza terapeutica ma travaglio, aspettavo Godot ma sono rimasto solo. Perfetto, che cosa volevi dire? Veloce. Voglio dire a proposito 10 secondi. A proposito di Thalia, 9 secondi. Prima Thalia bravo. E poi giudica. Bravo. Giudicare senza taliare è sicuramente il sommo errore. Sommo. Quindi in qualsiasi campo per giudicare bisogna taliare. Bravo, prima. È giusto. E allora per il Palermo giudichiamolo, ma con moderazione, sapendo che ancora ci sono tanti margini di miglioramento senza tutti questi radicalismi. No, senza cioè, radicalismi. Comunque Thalia mi piace. Perfetto. Infatti quando diciamo Thalia. Thalia, infatti Thalia e ascolta che sabato alle ore 18 Udinese Palermo. Incrociamo le dita e speriamo bene. Non facciamo pronostico, non diciamo niente, soltanto che Dio, come c'è scritto nella maglietta del nostro Tony Carbone, ce la mandi buona, sia a noi e ai nostri amici. Grazie a Tony Carbone, grazie a Cindy, grazie a Domenico Simonetti, grazie a voi, grazie a avvocato Antonio Tito, grazie a Francesco Lucia grazie e complimenti per quello che stai facendo. Grazie Nicola, dovresti venire più spesso, ti rimprovero perché ancora quest'anno non eri venuto. Grazie William Anselmo grazie e grazie il nostro amico Fabrizio Dioguardi, la prossima volta vattene a porta, adesso te lo dico. Va bene, sappiamo noi che cosa dicevamo prima. Amici, appuntamento tra non molto, a mezzanotte, Sant'Anna 1. Domani, dopo domani.